queste la parola d'ordine è una sola: muoversi, perché oggi all'inizio del girone di ritorno né Napoli né Roma sarebbero in zona Champions League, ma soprattutto non hanno brillato nelle ultime due esibizioni. Ancora un cross verso Zalaceta, lo stop, Zalaceta, gol, ha segnato Zalaceta, protesta la Roma, vuole un fallo di mano, per l'arbitro è tutto regolare, Zalaceta. Mi sa che non lo dà. Non lo ha dato, fallo di mano, tutto annullato, Morganti l'aveva dato, Romagnoli ha chiamato l'arbitro per il fallo di mano di Zalaceta. Il tentativo di Brighi e la risposta in calcio d'angolo di Gianello, ha cercato l'angolino Brighi. Lo spiovente di Pizarro, salta Mexès e la palla è in rete, ha segnato Mexès, la Roma in vantaggio al 18° del primo tempo. Ci sono le lamentele di Cannavaro e forse la posizione iniziale poteva essere di fuorigioco. È tutto pronto, sta per battere Lavezzi in porta, Toni e poi in calcio d'angolo Cassetti. Palla in area di rigore, Juan, rete, 2-0, ha segnato Juan, raddoppio Roma con i difensori centrali, sta colpendo la Roma al San Paolo, raddoppio di Juan. Brighi, ha provato a lanciare Vucinic, duello con Santa Croce, Vucinic, Aquilani, Aquilani dentro, Vucinic, 3-0, ha segnato Mirko Vucinic su assist di Aquilani e la Roma porta a 3 i suoi gol al quinto del secondo tempo. Palla dentro per Zalaceta, Zalaceta, Toni in calcio d'angolo, splendida azione di Zalaceta. Ha battuto De Rossi, Vucinic in area, l'aggancio di Vucinic, Tadei e poi in calcio d'angolo. Colpo di testa che termina fuori di Denis, ha sfiorato il gol Gustavo Denis. Finisce con il 3-0, la Roma non è mai stata così vicina alla zona Champions League in questo campionato. Vola a quota 33, raggiunge il Napoli e si avvicina sensibilmente al quarto posto.